Allora quando un veggente di provata capacità sembra sbagliare la sua previsione, non ha sbagliato veramente e propriamente in quanto si è collegato alla situazione cosmica parallela, alla variante non vissuta dalla generalità. Ma su questo argomento potremo tornare più profondamente, se vi interesserà a trattino. E come il divenire dei mondi è tutto contenuto in serie di situazioni cosmiche fisse nell'eternità, così l'evoluzione degli esseri non è un divenire, ma risulta da serie di sentire, virtuali frazioni dell'unico sentire, uniti in successione logica dal più semplice al più complesso. Ogni essere, considerato nella sua continuità, è una serie di sentire. Il senso dello scorrere e della continuità risiede nella natura stessa del sentire che, seppur limitato, è coscienza d'essere. Badate bene, dico coscienza d'essere, non consapevolezza. V'è una differenza fra la coscienza d'essere e la consapevolezza dell'uomo. Se noi prendiamo in esame un essere, uno spirito, un'individualità, la vediamo tutta contenuta fra due estremi: da una parte l'atomo del sentire, il sentire, più semplice, quello che non risuona se non è collegato al mondo fenomenico della percezione, dall'altro il sentire più complesso. Qual è il sentire più complesso? Ovviamente il sentire assoluto, che tutto comprende, che è essere uno ed essere tutto al di là del virtuale frazionamento, che genera i mondi ed il loro divenire, e siccome il sentire assoluto è unico, e non potrebbe essere diversamente, ne consegue che ogni essere ha in comune perlomeno questo sentire. Ma siccome il sentire assoluto tutto comprende, ne deriva che noi siamo in realtà un solo essere. Badate, l'esistenza di Dio è conciliabile con la molteplicità dei mondi e degli esseri in un solo modo e con un solo concetto, che Dio sia uno stato di coscienza in cui tutto è fuso e trasceso nell'unità. Se questo è vero, anche solo per approssimazione, ne consegue logicamente e necessariamente uno che niente può essere escluso da questa comunione, del resto già esistente da sempre nell'eterno presente, due che ogni essere raggiunge Dio, altrimenti non sarebbe realizzata l'unità, ossia non esisterebbe Dio, tre che Dio è raggiunto senza che ciò origini più di un assoluto. Fratelli, da sempre vi abbiamo detto che tutto è un aspetto di Dio, ma questo significa, in altre parole, che Dio è la reale condizione d'esistenza del tutto.